Concludiamo ragazzi il percorso che abbiamo fatto finora cercando di capire allora come costruire la pace. È qualcosa di ipotetico, qualcosa che è impossibile da realizzare? Allora, parlando di Gandhi abbiamo parlato di non violenza. Mandela, Luther King, Madre Teresa hanno fatto appello alla non violenza. Si parla di Nobel per la pace, ma come si può costruire la pace attraverso la non violenza? È possibile? È un'utopia? La guerra è qualcosa di inesorabile? Allora, la non violenza innanzitutto, diceva Gandhi, non è solo passività. Per ottenere la pace bisogna costruirla la pace. Lui stesso diceva che la disobbedienza civile, se non è accompagnata da un programma costruttivo, è un atto criminale, è una dispersione di energia e non serve a niente. Quindi non è sufficiente essere disobbedienti, bisogna avere un programma costruttivo. E allora cosa lui diceva? Lui lo formulò in 11 punti precisi. Alcuni di questi punti, lo vedremo, possono darci degli spunti di riflessione per capire come costruire. Allora, lui diceva, primo, riconciliazione tra vari gruppi religiosi indiani. Voleva la pace tra indù e musulmani, se ricordate. Fu proprio ucciso da un indù fanatico che non aveva, non, diciamo, non era d'accordo con le sue idee. Abolizione delle caste, vi ricordate, dell'intoccabilità, perché voleva che non ci fosse questa casta e che le caste, le differenze sociali, venissero abolite. Voleva la lotta contro l'uso delle bevande alcoliche e degli eroidi. Voleva che, diciamo, ci fosse il boicottaggio dei tessuti inglesi, ma soprattutto era contro un industrialismo disumanizzante, diceva, voleva valorizzare l'uomo, va bene. Promuoveva poi la piccola industria del villaggio. Voleva che i bambini fossero educati alla non violenza, voleva che anche gli adulti fossero educati alla non violenza, voleva che le donne fossero, diciamo, pari agli altri. Anzi, lui sosteneva che il primato della donna è della non violenza. Diceva, se per forza si intende la forza morale, allora la donna è infinitivamente più forte dell'uomo. Se la non violenza è la legge della nostra esistenza, è il futuro delle donne. Voleva anche un miglioramento fisico, psichico dell'individuo, per che apprezzasse la vita semplice, la semplicità, il lavoro manuale. Lui voleva, va bene, propagare la lingua nazionale, voleva un'uguaglianza economica, sostenendo che un sistema basato sulla non violenza è impossibile fin quando una società è divisa in ricchi e poveri. Molti di questi punti sono propri dell'epoca in cui Gandhi li ha scritti e propri dell'India, ma vediamo quanti di questi punti possono essere, in un certo senso, rapportati nella nostra situazione italiana, occidentale, la situazione di adesso. Quando Gandhi parla di riconciliazione tra vari gruppi religiosi, sicuramente per noi può essere l'attenzione a tutte le religioni che ci sono, alla pace tra le religioni, che però si ha se si arriva a un dialogo tra le religioni. Bisogna cercare i fondamenti delle religioni, cercare non le differenze, ma quelle che sono le convergenze, diciamo, le cose che uniscono. Gandhi voleva l'abolizione dell'intoccabilità. Diciamo, noi non abbiamo le caste, però sicuramente vuol dire cercare di abbattere i muri, significa lavorare perché non ci siano discriminazioni, non ci siano forme di razzismo, perché, diciamo, no, non si creino degli ulteriori muri, delle ulteriori caste, differenze sociali. Quando Gandhi chiedeva agli indiani di lavorare la filatura e la lavorazione casalinga, non significa che dobbiamo darci all'industria del villaggio, forse però vuol dire un'attenzione particolare, non significa di farsi il pane da soli o farsi lo yogurt in casa, però magari stare attenti a quello che si compra, cercare di fare degli acquisti ecosolidali, stare attenti a quei prodotti che sono il frutto dello sfruttamento delle multinazionali, quelli che magari sfruttano il lavoro dei bambini, quindi cercare anche un'economia alternativa che tenga conto anche magari dell'ecosostenibilità in questo periodo, va bene. Quando Gandhi diceva che è importante un metodo di educazione dei bambini e anche degli adulti alla non violenza, questo significa che è importante che si comunichi, si insegni che per arrivare alla pace e alla non violenza è necessario che non ci sia la pretesa che una cultura sia superiore all'altra, va bene? E educare all'uguaglianza, alla responsabilità, a cercare di non aver disprezzo per nessuna forma di umanità. Allo stesso modo, quando lo invita
imparare a capire e apprezzare la vita semplice ed è contro, diciamo, l'eccesso di consumismo, forse per noi può significare che alla base della pace c'è cioè che non ci devono essere eccessive differenze ricchi e poveri, perché nel momento in cui, va bene, c'è un nord troppo ricco, un sud troppo povero nel mondo, quando ci sono troppe differenze, queste disuguaglianze portano poi inevitabilmente a delle violenze, a dell'odio, va bene? Per cui forse è necessario arrivare alla consapevolezza di essere, diciamo, parte di un'unica umanità. In questo modo, partendo da questo, dall'educazione, è forse possibile cominciare a costruire qualcosa di questo tipo.